Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con i sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma, e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà, e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione, per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Thank you.
dal breve saggio sulla Divina Volontà, volume 11, 20 agosto 1912. Gesù dice a Luisa: nel vedere l'anima operare da sola, mentre standole vicino, io la guardo e vedendola molte volte che non sa fare bene ciò che fa, io sto aspettando che mi chiami e mi dica: voglio fare questa cosa, non so farla. Vieni tu a farla insieme con me e tutto saprò far bene. Per esempio, voglio amare, vieni insieme con me ad amare. Voglio pregare, vieni tu a pregare insieme. Voglio fare questo sacrificio, vieni tu a darmi la forza che io mi sento debole. E così di tutto il resto. Ed io volentieri e con sommo mio piacere mi presterei a tutto. Io voglio la vera consumazione in te, non fantastica, ma vera, ma in modo semplice ed attuabile. Supponi che ti venisse un pensiero che non è per me. Tu devi distruggerlo e sostituirlo col divino. E così avrei fatto la consumazione del pensiero umano e avrei acquistato la vita del pensiero divino. Così se l'occhio vuole guardare una cosa che mi dispiace o che non si riferisce a me e l'anima si mortifica, ha consumato l'occhio umano e ha acquistato l'occhio della vita divina. E così il resto del tuo essere. Queste novelle vite divine me le sento scorrere in me e prendono parte a tutto il mio operare. Amo tanto queste vite che per amor loro cedo a tutto. Quest'ultima parte era del volume undicesimo, 21 maggio 1913. C'è ancora un altro passaggio, stavolta dal volume 12, 5 gennaio 1921. Figlia mia, la vera vita dell'anima fatta nel mio volere non è altro che la formazione della sua vita nella mia, dare la mia stessa forma a tutto ciò che lei fa. Io non faccio altro che mettere in volo nel mio volere tutti gli atti che facevo, sia interni che esterni. Mettevo in volo ciascun pensiero della mia mente, il quale sorvolando su ogni pensiero di creatura della quale tutto esisteva nel mio volere, si faceva quasi corona di ciascuna intelligenza umana e portava alla maestà del Padre l'omaggio, l'adorazione, la gloria, l'amore, la riparazione di ogni pensiero creato. E così il mio sguardo, la mia parola, il mio moto, il mio passo. Ora l'anima, per fare vita nel mio volere, deve dare la forma della mia mente alla sua, la forma del mio sguardo, della mia parola, del mio moto ai suoi. Onde, facendo ciò, perde la sua forma ed acquista la mia. E non fa altro che dare morti continue all'essere umano e continua vita alla volontà divina. Così l'anima potrà completare la vita divina della mia volontà in lei, altrimenti non sarà del tutto compiuto questo prodigio, questa forma modellata del tutto sulla mia. È il solo mio volere che è eterno ed immenso, che fa trovare tutto, il passato e il futuro lo riduce ad un punto solo, ed in questo solo punto trova tutti i cuori palpitanti, tutte le menti in vita, tutto il mio operato in atto. E l'anima, facendo suo questo mio volere, fa tutto, soddisfa per tutti, ama per tutti e fa bene a tutti e a ciascuno, come se fosse uno solo. Chi mai può giungere a tanto? Nessuna virtù, nessun eroismo, neanche il martirio può stare di fronte al mio volere. Tutti restano indietro all'operato della mia volontà.
Proviamo a meditare insieme i passaggi di questa splendida meditazione, alcuni esempi pratici che Gesù fa molto molto belli, che riguardano in primis il fare le cose buone nella divina volontà, il secondo distruggere le cose cattive nella divina volontà e il terzo, che è un po' un approfondimento, la terza parte dei primi due, è la formazione integrale, completa, nella divina volontà, in modo tale che possiamo giungere a non fare più nemmeno un minimo atto di volontà umana, cosa che finora, in maniera assolutamente perfetta, non finora, io penso per tutta l'eternità in maniera assolutamente perfetta, sarà stato possibile soltanto la Divina Maria, perché di Immacolata Concezione ce n'è una, quindi noi possiamo cominciare in un certo momento della nostra esistenza, e questo sarebbe il giorno più beato che esista, a non fare più nulla di volontà umana, ma non dall'istante del nostro concepimento. Questo è uno dei tanti benedetti privilegi che spettano a lei sola. Però, ecco, e mettersi alla scuola di Maria, invocare la Divina Maria per questo, cioè farla assolutamente felice, farle compiere la sua specialità ed è molto importante comprendere, conoscendo meglio la Divina Maria, si comprende, si conosce meglio Dio. Perché tutto quello che dice Gesù nella prima parte del discorso è tutto presente in lei. Novelle vite divine che me le sento scorrere in me e prendono parte a tutto il mio operare. Questa è la descrizione più bella e più vera della Madonna. Allora, andiamo nei dettagli. Nel vedere l'anima operare da sola nel bene. Noi dobbiamo rappresentarci Gesù che ci sta vicino, ci guarda, sta lì aspettandoci, chiamami, fatti dare una mano. Lo dice. Io sto aspettando che mi chiami e mi dica. Noi non dobbiamo pensare a queste cose come, come stravaganze o come, ripeto, io li chiamo pii pensieri. Cioè, io mentre sto parlando adesso, c'è qui Gesù e la Madonna al mio fianco, veramente, non per scherzo. Se uno studia la teologia, le vede come alte verità di fede queste cose, no? San Tommaso d'Aquino insegna che l'onnipresenza di Dio, quindi, si manifesta nel fatto che Lui è presente in tutte le cose, si dice tecnicamente, per potenza, presenza ed essenza. Tutte le cose, dal minimo atomo all'universo intero. Per potenza significa che sono immediatamente soggette alla sua potenza. Per presenza vuol dire che lui è lì, non con la totalità certamente della sua essenza, ma con la totalità della sua presenza ed operazioni in atto, disponibili. Ed essenza, nel senso che ciò che Dio è evidentemente presente, in forma ovviamente creaturale, senza nessun panteismo, in tutto ciò che lui ha fatto e che porta la sua impronta, la sua firma. È bellissima l'immagine di Gesù che dice che gli atti suoi compiuti nel divino volere hanno, spettacolo, sono partiti in volo, hanno lanciato un volo transtemporale, fum, si deve immaginare una marea, d'accordo, di mistici aeroplani che vanno a circondare tutte le creature. Quindi i suoi pensieri, bellissimo, no? Ci volano intorno. Basta semplicemente dire all'aereo: fermati, a terra, terra qui. Io prendo il pensiero che tu hai fatto e lo faccio mio. Se no l'aereo continua, ed hai visto gli aerei che quando non gli danno l'ok nell'aeroporto, bella st'immagine, cominciano a girare intorno all'aeroporto, cominciano a farsi il giro intorno, no? Non so se è mai, mai capitato, cominciano a girare perché la torre di controllo non dà l'ok per atterrare. Ecco,
Dobbiamo dare l'ok per atterrare. È un modo di pregare. Quando San Paolo dice pregate incessantemente, qui si dice che Padre Pio pregasse, lo sappiamo, 100 corone del rosario al giorno. Questa però è una grazia straordinaria, no? Quella di avere questa forma, diciamo così, di preghiera attuale, in qualche modo vocale, anche se fatta soltanto mentale, no? Quindi di ripetere ininterrottamente l'Ave Maria beata a lui. Ecco, ce l'avessi io, sarei ben felice. Ecco, però nella divina volontà si realizza quello che San Paolo dice, che usa un'espressione molto commentata nel corso della storia, degli autori spirituali, in ascetica, pregate incessantemente. Dice, come faccio a pregare incessantemente? Posso stare, che faccio? Prego e basta, non mangio, non dormo, non lavoro, che c'è uno. Quando vede quella frase rimane un pochino disorientato, no? Anche quando uno fa la preghiera continua, ripete gli atti di amore a Gesù, certamente questo più se ne fanno meglio è, no? Ecco, ma se si vive nella divina volontà, questo si realizza, perché si tratta di stare ininterrottamente alla presenza di Gesù e di Maria, come due amici che sono sempre a fianco a noi, che devono essere chiamati continuamente in tutte le nostre operazioni. È uno status che deve diventare abituale, con l'immagine molto bella che credo che sia usata anche in inglese, come un pesce che nuota dentro l'acqua. O anche devono diventare come l'aria che respiriamo. Noi siamo circondati adesso dall'aria, se poco poco ci mettono una camera senza l'aria, nel tempo di un minuto siamo morti, d'accordo? E ogni respiro noi prendiamo l'aria e la facciamo nostra. Nel processo di respirazione, no? La vita nella divina volontà dovrebbe diventare così. Quindi tutte tante le cose buone, si dice a Gesù, voglio fare questa cosa, non so farne, cioè devo amare questa persona che mi sta mettendo in difficoltà, devo cercare di essere paziente nell'ascoltare questa persona che mi sta levando la pelle. Vorrei fare questo sacrificio, però oggi non c'ho voglia, mi sento debole. Chiamare. Chiamare, chiamare. Io volentieri e con sommo mio piacere mi presterei a tutto. Ho detto che una delle cose che dobbiamo comprendere bene di questa vita nella divina volontà è che c'è un oceano di amore, come dire, riversantesi ininterrottamente su di noi, d'accordo? Limitato soltanto dai limiti che noi gli poniamo. E neutralizzato soltanto dal fatto che non lo facciamo nostro. Altro che Dio non mi ama, altro che Dio non sta in cielo, che Dio mi abbandona, tutte queste sciocchezze che si sentono dire in giro, è completamente il contrario. E non ci mediteremo mai abbastanza. Gesù e Maria in questo sono due gocce d'acqua. Gesù che si compiace di Maria Santissima e lei gli risponde: ho imparato tutto da te. Ma ha imparato molto bene. Consumazione in te. Poi spiega che cosa significa consumazione in te, no? La nostra umanità deve scompare, deve consumarsi. Ma qui c'è anche uno sforzo della nostra attenzione, no? I pensieri balordi. Dobbiamo fare molta attenzione perché non c'è vita santa se non impariamo a riconoscere, a controllare i nostri pensieri, perché è lì purtroppo che, come sappiamo, agisce il demonio. La tentazione è un fatto di pensiero. Allora, i pensieri balordi noi dobbiamo imparare a riconoscere assolutamente. Il minimo pensiero che ci porta fuori dalla divina volontà deve essere immediatamente fatto arrosto al rogo. Tu devi distruggerlo, sostituirlo col divino. Io ogni tanto durante la meditazione, anche passato, ho fatto una montagna di esempi, però capite, i pensieri, la casistica dei pensieri è infinita.
Ma si capisce quando un pensiero ci porta fuori della volontà, perché basta che neanche nel poco, 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 poco ti introduca il minimo turbamento, il minimo malessere, la minima forma di separazione dagli altri, anche minimale, capite? Anche nel senso dato di un piccolo fastidio nei confronti del prossimo. Quindi, moltiplicando gli atti, perché capite, questo è un processo, questo è un cammino, questo qui. Cioè, la nostra sensibilità si raffina, capite? Il nostro discernimento cresce se ci esercitiamo. Perché ogni atto che noi compiamo nel divin volere, questo non dimentichiamolo, ci rende un po' più uniti al divin volere, anche se inevitabilmente, fino a quando non si giunge alla fusione, ricordiamo l'immagine molto bella che abbiamo meditato della meditazione scritta un po' di tempo fa. Del sole, no? Quindi dell'immagine della casa, di chi sta ancora dentro casa e già apre le finestre, che già è qualcosa, chi esce fuori, però esce fuori, e poi c'è sta qualche nuvola, e poi c'è stanno l'ombre delle. E chi va in spiaggia al cielo terzo e si mette a prendere il sole che di che si rosola. Ecco, quando saremo fusi con la divina volontà staremo così, Cesaria dall'oggi al domani a questo qui, no? Quindi sì, si cominciano ad aprire le finestre, se ne aprono un po' di più. E poi si comincia a togliere qualche nuvola, poi si riconosce quando uno purtroppo si è messo sotto un albero e ha oscurato un pochino il sole del dì. Però ogni atto che noi facciamo ci avvicina all'obiettivo della fusione. Chiaramente questo qui aumenta, come dire, le potenzialità delle nostre facoltà spirituali. Il discernimento si fa con l'intelletto, io capisco che un pensiero è balordo con l'intelletto, non con altro. E lo capisco quanto più l'intelletto è illuminato, si dice anche, è illuminato dalla luce del sole, dal divin volere. Cioè, la volontà è tanto più forte e risoluta nello schivare anche la minima cosa che possa, non dico offendere, perché nel regno della volontà il peccato non c'è, ecco, ma anche minimamente dispiacere. Ed è attiva e solerte in questo, tanto di più, così la memoria, che pensi tu? Cosa stanno immersi i tuoi pensieri? Il nostro pensiero sarà sempre in mezzo a Gesù e Maria, non nel senso dobbiamo pensare anche tutte le nostre cose, tutti i nostri affetti, il nostro lavoro, la nostra cosa, sempre in relazione a, ininterrottamente. Capite? Il suo marito che pensa alla moglie in Gesù, non guarda la moglie come moglie, non guarda la donna come donna, contempla le perfezioni che Gesù ha dato in quella moglie e che ha donato a lei, quindi vede nella moglie il ti amo di Gesù e viceversa. La moglie è sempre la stessa, d'accordo? La situazione esterna è sempre la stessa, ma il modo con cui uno lo vive è diverso. Questo significa essere veramente completamente fusi nella divina volontà, quindi trasformati, la terza parte della meditazione che abbiamo fatto, no? Quindi la formazione, non è altro che la formazione della sua vita nella mia. Quindi niente più in noi deve essere umano, ma tutto divino, tutto divino, tutto divino. Veramente anche quando uno sta a tavola che si concede una cosa che non sempre lo fa, magari per spirito di mortificazione, ricevere quella cosa come un ti amo di Dio, perché così è. Poi c'è in questa trasformazione il processo fondamentale, questo è un altro termine tecnico, l'abbiamo già visto nelle meditazioni del giorno scorso, che è prendere gli atti che Gesù ha fatto. Poi l'ho già accennato, l'immagine dell'aereo che ci vola intorno, la nostra anima è l'aeroporto. Non vogliamo aprire gli aerei, non atterrano se la torre di controllo non gli dà l'ok. L'anima per fare vita nel mio volere deve dare forma della mia mente alla sua. Qui San Paolo anche dice un'espressione molto bella: noi abbiamo il nous, l'intelletto di Cristo. La forma del mio sguardo. Quando noi guardiamo una persona, la persona dovrebbe sentirsi guardata da Gesù attraverso i nostri occhi. Meditiamo bene le ore della passione. Io proprio ieri sera stavo meditando quella
brutta cosa delle torture che i soldati hanno fatto la notte a Gesù, no? Cioè, gli hanno riempito gli occhi di sputi e che lui toglieva dagli occhi gli sputi con le lacrime. E che appena i suoi occhi, diciamo, tornavano ad essere visibili, quelli dovevano immediatamente, dico, perché non potevano sostenere l'amore di quello sguardo. Se l'avessero guardato, avrebbero smesso di fare quello che facevano. E allora l'hanno riempito un'altra volta e l'hanno bendato. Cioè, lui guardava con quello sguardo quegli animali, insomma, no? Poveracci che poi sono diventati animali, ma quella gente lì erano anime create da Dio. Da lui, trasformatesi in mostri, in demoni, no? Capite quanto è importante anche essere assidui nella meditazione, studiarsi proprio bene Gesù durante la passione, no? Che era grande scuola. Cioè, fare attenzione ai nostri sguardi, guardate che i nostri sguardi comunicano tantissimo. C'è una cosa che amo guardare delle persone che proprio di studio fino ai minimi particolari sono gli sguardi, gli occhi. E si capisce in ogni minimo moto dell'anima da quello che accade negli occhi. I nostri occhi dovrebbero essere una carezza ininterrotta a tutti, sempre, dovunque e comunque. Gli sguardi brutti, incagnesco, oppure di sufficienza, di alterigia, di disprezzo, ecco. Di distanza, di sdegno, gli sguardi sdegnati. Proviamo a fare tutta una bella rassegna sguardi facciamo. Poi la forma della mia parola. Un'altra cosa che si dice di Gesù, che chi ascoltava la sua parola, adesso noi non possiamo cambiare il timbro della nostra voce, il timbro è inconfondibile, il timbro è il nostro, sapete che la voce è una delle cose che sono uniche. La voce mia è la mia, si riconosce tra un miliardo, insomma. È uno dei tratti proprio distintivi dell'individuo. Quindi il timbro della voce non lo puoi cambiare. Quello diventa un accidente della parola di Gesù, come nelle specie eucaristiche. Però si può cambiare molto della nostra voce. Molto. La pacatezza, ecco, la dolcezza. Il tono, il volume, molto. Isaia che diceva della parola di Gesù, non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce. Sono delle modalità di parlare, a strilli, d'accordo? Che sono proprio dei demoni, non sono proprio degli... Del mio moto ai suoi, come si muoveva Gesù, come camminava, a tutti i gesti, no? Io ricordo, non voglio, cioè non voglio, cito Maria Valtorta sempre con tutto il rispetto, è sottomesso sempre al giudizio della Chiesa, ma dico sempre fosse anche un romanzo meraviglioso, complimenti a chi l'ha scritto, insomma, veramente perché ci vuole una fantasia non indifferente. Tra le cose che mi sono rimaste impresse, come mangiava Gesù. Mangiava, ma in maniera signorile. Era tutta una perfezione assoluta, no? Ecco, noi piano piano. La fusione al divin volere porta a questo. Pensiamo a come mangiava la Madonna, ai gesti della Madonna, a come camminava la Madonna. La trasformazione porta a questo, rimanendo, attenzione, tutti gli accidenti nostri personali, quindi c'è una trasformazione, è una cosa, no? Da quello che mi davo di comprendere oggi, accade una cosa molto simile a quella che accade durante la transostanziazione.
l'esterno, gli accidenti propri rimangono gli stessi, proprio non sono più propri, d'accordo? Perché non sono più propri del pane, ma sono accidenti estranei del corpo di Cristo. Questa è una cosa impossibile, questo qui, da un punto di vista fisico e metafisico, ecco perché è un miracolo. Ma come dice San Paolo, sempre non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, ma Maria vive in me, a seconda delle sensibilità personali. Ecco, l'uno o l'altro sono tranquillamente, mi si passi l'espressione, interscambiabili. L'anima, facendo mio questo volere, fa tutto, soddisfa per tutti, ama per tutti e fa bene a tutti e a ciascuno, come se fosse uno solo. È bellissimo anche l'immagine del punto, no? Quando stiamo uniti al divino volere, noi stiamo dappertutto. Dobbiamo sempre ricordarlo. Soddisfa per tutti, il canto che abbiamo sentito all'inizio. Vengo a te per darti una soddisfazione completa. La possiamo fare soltanto nella divina volontà. Amare per tutti, fare bene a tutti e ciascuno. Chi mai può giungere a tanto? Nessuno. Nessuno. Neanche tutti quanti i martiri messi insieme, nessuno. È cosa possibile solo nel divino volere. Facciamo il nostro minuto di silenzio. Con Divina Maria, tu che hai vissuto in stato di attuale, interrotta e continua, fusione trasformante con il Divino Volere, insegnaci a chiamare te Gesù in tutto il nostro ben pensare, parlare, operare, e aiutaci a distruggere, incenerendo ogni minima cosa che non appartiene a te e a Gesù, per consumare tutto ciò che è estraneo in noi. Fa che l'aeroporto della nostra anima sia sempre pronto ad accogliere gli atti che tu e Gesù avete fatto per noi e per tutti, interni ed esterni, e che possiamo perdere ogni nostra forma, appunto come la transustanziazione o trasformazione, che è la stessa cosa. E rimanendo gli accidenti della personalità e delle fattezze fisiche che Dio ci ha donato, avere la forma vostra in tutto. Penso che sarebbe positivo per questa giornata, ecco, rievocare l'immagine dell'aereo in volo e dell'aeroporto e della torre di controllo che c'ha bisogno, che c'è, del cui placet c'è bisogno perché l'aereo atterri, in relazione agli atti divini fatti da Gesù.
Vieni divina volontà e trasformami tutto in te. 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 Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua passione. Quindi, per mezzo intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedico per imprimere in te il triplice suggello delle tre divine persone affinché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel divino volere. Questa benedizione nel nome del Padre comunichi in prima nella tua volontà il suggello della sua potenza, restituendo la sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù comunichi in prima nel tuo intelletto il suggello della sua sapienza e nel nome dello Spirito Santo comunichi in prima nella tua memoria il suggello del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo. Sii risanato da ogni infermità spirituale e corporale ed arricchito e abbellito di ogni grazia e bene virtù la tua anima. E per circondarti di difesa contro il demonio, il mondo e la carne, insieme con Gesù, benedico tutte le cose che tu hai create affinché tu le ricevi tutte e benedico da lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto, affinché tu resti come un abissale coperto con queste benedizioni. Insieme con Gesù ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il respiro, il moto. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico comunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fiat Ave Maria.